Eccoci qua, vi mando un saluto dal banco dei capogruppo e dei 5 vice capigruppo. Il presidente Fontana ha interrotto le dichiarazioni di voto, avevamo una quantità siderale di iscritti, ben 134. Perché il regolamento della Camera lo consente, quello del Senato no, interviene una persona per gruppo e poi intervengono delle persone eventualmente siano in dissenso con il gruppo, ma in una percentuale minima rispetto alla consistenza del gruppo stesso, quindi non si arriva a 154 iscrizioni come qua. Adesso suppongo che il Presidente rientrerà, ha convocato una conferenza dei capigruppo, per noi è andato un altro vice capogruppo, il collega Coin. Io sto qui che aspetto che rientrino, verrà detto che si procede al voto del provvedimento e la conversione degli aiuti quater che scade oggi, quindi bisognerà pure che il signor Presidente della Repubblica, prima di firmarlo, abbia l'opportunità di dargli un'occhiata, anche se ovviamente il testo gli è ampiamente noto, data la intensa partecipazione della Presidenza della Repubblica al processo legislativo, come a tanti altri processi politici di questo Paese. E naturalmente la dichiarazione del fatto che rinunciamo a una settantina di dichiarazioni di voto solleverà una ondata di indignazione nell'opposizione, beh, come è giusto, fa parte del copione, quindi si stanno già assiepando dietro i banchi della Presidenza i plotoni dei commessi che giustamente intervengono nel caso in cui qualcuno sia preso da, così, da eroici furori e voglia così trascendere. Poi, a seconda di quello che succederà, occuperanno, non occuperanno, e a un certo punto il decreto verrà convertito e questa sarà la fine dei lavori di aula per questo 2022. E ci rivedremo in aula nel 2023. Vabbè, insomma, è inutile che vi spieghi la sintesi di questi due giorni di lavoro d'aula. Sono stati due giorni nel corso dei quali il PD ci ha detto tutto quello che avrebbe fatto se fosse stato al governo negli ultimi 10 anni e quindi tutto quello che secondo lui dovremmo fare noi ora che siamo al governo. Nessuno gli ha ricordato a questi signori che negli ultimi 10 anni al governo c'erano loro e che quindi avevano ampia facoltà di fare quello che desideravano, ma è assolutamente evidente che non sarebbe stato razionale stare qui ad ascoltare per 10 anni loro che ci spiegano perché non hanno fatto quello che ci dicono di fare nei 10 anni in cui hanno governato. Vi voglio ricordare che di tutti i governi PD l'ultimo, quello di Draghi, è stato il più PD, lo dimostrano agli addetti ai lavori, le nomine che sono state fatte, per esempio in Rai, ma lo dimostrano anche altri dettagli. Per esempio la scelta di un capo di gabinetto che era stato capo di gabinetto di Gentiloni, bravissima persona, non è la mia, non è una valutazione sul merito tecnico o personale, una valutazione sul merito politico, insomma. Per chi ha seguito un po' di nostri ragionamenti nel corso dei lunghi anni su come funziona la macchina, insomma, mettere in sala macchine uno del PD significa che tu vuoi che la macchina vada dove la vuole mandare il PD, sostanzialmente significa che tu sei del PD, che tu sei il PD. Quindi sinceramente tutta questa
resipiscenza è evidentemente, cioè tutto questo tornare su quello che si dovrebbe fare, che loro avrebbero dovuto fare, è evidentemente una manovra ostruzionistica, e il segno più tipico dell'ostruzionismo è quella figura retorica che si chiama preterizione, che consiste nel negare ciò che si vuole fare. Quindi tutti questi interventi cominciavano con: Presidente, non è per fare ostruzionismo, cioè significa: Presidente, sto facendo ostruzionismo, insomma, tradotto per i non fessi. Vabbè, i contenuti della manovra li avete visti, non c'è tutto quello che ci sarebbe dovuto essere, ma c'è molto di quello che ci poteva essere. La manovra è stata approvata un giorno prima le due manovre del migliore. Il decreto rave non ci... Diciamo, è stato abbastanza divertente che i 5 Stelle portassero in aula la loro bandiera, che era quella della corruzione, e quindi che rognassero sulle modifiche all'ergastolo ostativo, ci stava anche. Ovviamente rischiava di creare degli incidenti, perché nel momento in cui i 5 Stelle, che sono la stampella del PD, parlano di corruzione, ricordiamoci che in questo momento il PD è invischiato in uno dei più colossali scandali. Attenzione che sono in diretta. Eccoci, è arrivato, aiuto, vi schermo. Vabbè, ho tutelato la privacy dei colleghi. Nel momento in cui il PD è invischiato in uno dei più colossali scandali corruttivi della sua gloriosa storia e anche della storia del Parlamento europeo, i colleghi dei 5 Stelle oggettivamente hanno dimostrato una scarsa sensibilità nel sollevare il tema della corruzione. Dall'altra parte, i colleghi del PD di che cosa erano preoccupati? Ah sì, erano molto a favore della musica rock, insomma sono tornati al tempo della loro gioventù, era tutto sesso, droga, rock and roll, e loro che sono il contante per la fatturazione elettronica, per contro l'evasione, contro il contante, promuovevano queste simpatiche iniziative culturali, dove mi dicono che il post non è particolarmente di moda, come pure non è particolarmente di moda la fatturazione, ma insomma, voglio dire, sono piccole contraddizioni interne di una sinistra che ci offrirà motivi di divertimento. Appena inizia il circo, ragazzi, io vi lascio perché, come dire, il circo me lo voglio godere. Noi siamo qui, siamo già in attesa, perché occorre assolutamente evitare che manchi il numero legale, occorre evitare tutta una serie di snodi tecnici. E per il resto vi saluto e vi prometto di essere più assiduo nei prossimi giorni, a partire da domani, quando magari sul blog faremo un paio di chiacchiere su a che punto siamo e dove vogliamo andare. Un attimo che do una controllata, io purtroppo senza occhiali vedo. Sì, noi ci siamo. Con l'occasione vi faccio gli auguri di buon anno, e voi non fatemeli. So che mi pensate, vi penso anch'io.